adesso ragazzi, quando siete arrivati qua, quindi 1, 2, 3, con la mano vado ad agganciarmi così alla sua, al suo fianco, in questo modo, ok? In modo tale che quando Daniele cerca di girarmi intorno, io mantengo questo contatto, più che posso, cioè non arrivo qui e poi quando lui gira sto fermo, perché è lui andare sulla mia schiena, ok? Quindi quando sono qua lui gira e io giro con lui, e vedete la mia gamba, sta davanti alla sua, in questo modo, tengo il peso su di lui e tengo la gamba sempre davanti alla sua, in modo che lui faccia fatica ad uscire con la gamba, perché se rimango così lui esce con facilità, me lo trovo dietro piano piano, ok? Invece se tengo la gamba davanti, lui fa fatica a portarsi fuori, ok? Fino qui. Adesso da come sono lascio il braccio e afferro così, qui dipende dalla stazza che avete, che avrà il vostro opponente, potete afferrare con la seat belt, con la presa dell'orso se lui è molto più grosso e quindi non ci arrivate, ok? Così o così. Tengo la testa vicino alla sua spalla, in questa maniera, e contatto bene con la gamba, in questo modo. Adesso quando ho questo controllo, avvicino l'altra gamba, questa qua dietro, così, alla sua, e la porto indietro fino a farlo cadere. Cosa importante è la pressione su di lui e il controllo della gamba. Questi due elementi sono molto importanti. Adesso lui è fermo, quindi io posso con facilità portare la mia gamba così dietro la sua e spazzarla fino a farlo cadere. Quando questa situazione la troviamo in combattimento, lui cercherà di scappare da qua, da questa presa. Quindi quando lui cerca di scappare dalla presa, io devo assolutamente, vedete, tenere più che posso questo controllo su di lui. Davanti, controllo. Se mi sfugge dal controllo, ok, cambio, perché mi è scappato via. In questo caso, visto che devo fare la tecnica, non me lo devo far scappare. Con pressione sto lì, ok? Porto tutto il peso sulla sua gamba davanti e spacco. Vedete che se riesco, mentre lui cade, a stare con il peso tutto sul suo braccio, immediatamente ho la possibilità di fare lo strangolamento, perché ho il braccio sotto al suo collo, lo afferro, mi afferro con le mani, con la presa della gable, esco con la gamba in modo da non rimanere dentro la sua mezza guardia, così, appoggio la testa alla sua e adesso per strangolare non devo tirare e basta, ma devo girare, ok, come se fossi una lancetta di un orologio. Quindi porto pressione triangolando il peso così, non sto con le ginocchia appoggiate sul tatami, sto con il bacino sollevato così triangolo il peso, tiro con le braccia e ruoto. In questo modo porto tantissima pressione qui sul lato del collo attraverso il radio e lo strangolo. Ok? Adesso ragazzi la facciamo tutta dall'inizio. Libero, fino a qui. Grazie. Ho fatto la leg drag. Sì, sì. È opinabile, può essere magari una leg, ho trascinato il braccio.